L'ultima giornata del mandato esplorativo di Roberto Fico inizia con un nodo da sciogliere sulla riforma della prescrizione, posto dall'ex guardasigilli Andrea Orlando al tavolo delle trattative tra i partiti di maggioranza, ma su cui c'è stato subito un out di Renzi, che ha chiesto di sospendere i lavori per discuterne con il suo gruppo. Marcucci, ma sulla prescrizione, sul lodo Orlando? Ma sono stati fatti dei passi in avanti, la discussione è aperta, però mi sembra che sono emerse delle disponibilità al confronto. Dopo questa riunione di Italia Viva si tornerà al tavolo con, insomma, una posizione più precisa, quindi capiremo se ci sono ancora, diciamo, dei veti da parte dei gruppi o se c'è veramente la volontà di trovare una sintesi politica. Quando tutto sembra andar bene, la trattativa si complica e la strada diventa sempre più in salita. Fico chiede altre 2 ore di tempo per poter trovare la sintesi per poi riferire al capo dello Stato. Il governo dei migliori, Berlusconi, ha fatto appello, no? E facciamolo questo governo dei migliori per affrontare veramente le emergenze. Quindi in caso di governo del Presidente voi ci sarete? Beh, adesso, detta così, è un po' perentoria. Diciamo che ci siamo per parlarne, questo sicuramente. Alle 15 Fico è ancora al tavolo, non c'è accordo sui punti programmatici. Non è un tema di nomi, oggi è un tema di contenuti ed è su questi contenuti che davvero noi auspichiamo che alcune anche chiusure che abbiamo riscontrato sull'affrontare delle criticità evidenti devono essere affrontate, risolte, sciolte in modo definitivo. Come si fa ad immaginare che Conte possa interpretare una maggioranza più larga di quella attuale? Hanno provato a raschiare un po' di responsabili europeisti, liberali, i nomi che si sono dati, i costruttori, e non ci sono riusciti. È evidente che la via non può essere di nuovo Conte. La tensione arriva alle stelle quando Renzi comunica di non essere d'accordo sulla linea redatta nel verbale di fine consultazioni. Abbiamo fatto un grande sforzo di 2 giorni per affrontare con Italia Viva i punti che Italia Viva riteneva di grande dissenso. Noi pensiamo che sarà fatto un grande passo in avanti, Italia Viva ha registrato di no, quindi per quanto ci riguarda io non vedo quali altre soluzioni ci sono. E se non c'è Conte si può trovare la quadra? Noi non abbiamo mai posto veti su Conte, continuiamo a non porne, naturalmente, però ci devono essere segnali di discontinuità chiari rispetto alla situazione precedente e oggi non sono emersi, neanche per idea. Alle 19.30 Fico sale al Colle per riferire al capo dello Stato. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscono la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Qualche minuto dopo Mattarella convoca per oggi alle 12 il professor Mario Draghi e ora si apre un'altra partita.